Buonasera a tutti e benvenuti al TG11. Dai sindacati, inviato una lettera ai candidati sindaci di Vimercate. Dopo il sit-in di protesta dello scorso venerdì, i sindacati hanno inviato una lettera ai candidati sindaci di Vimercate per rimarcare nuovamente la spinosa questione che riguarda l'ex Celestica, auspicando che nella campagna elettorale siano presi impegni precisi riguardo a questo tema. Da quanto si legge nella lettera firmata FIM e FIOM CGIL, i sindacati segnalano come gli accordi presi e siglati tra le parti, imprenditoriali, istituzionali e sindacali, nel 2006 siano stati fortemente disattesi e non rispettati. Oltre a ciò, la situazione continua a peggiorare e non si ha la certezza che l'attività resti in Italia. Le sigle sindacali auspicano quindi che si punti nuovamente forte su quell'area, attuando una politica di reindustrializzazione che non disperda il patrimonio fino a qui acquisito. Per far sì che accada questo, i sindacati chiedono risposte certe dalle istituzioni. Dai carabinieri di Seregno. Sorpresi dal nucleo radiomobile di Carate Brianza mentre stavano asportando dei cavi e dei tubi pluviali in rame dal tetto di un'abitazione. Ieri pomeriggio, intorno alle ore 16:30, una pattuglia, durante un servizio di controllo sul territorio, ha notato la presenza di uno scooter color grigio con a bordo un individuo che si aggirava con fare sospetto nei paraggi di un'abitazione, mentre un'altra persona era appostata con un furgone di fronte alla stessa abitazione. Nel contempo in cui i carabinieri si avvicinavano, perché insospettiti dalla scena, i due individui allarmati sono fuggiti in direzioni diverse, facendo perdere le loro tracce. Sul tetto, però, gli agenti si sono accorti della presenza di una terza persona nell'atto di smontare dei cavi pluviali, e che, spaventata dal frastuono, scendeva dileguandosi nei campi vicini, senza riuscire nel tentativo di furto. Questa volta l'inseguimento è andato a buon fine e l'uomo, classe 1980, già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato catturato. Poco dopo è stato ritrovato abbandonato il furgone, con a bordo un cellulare e un grosso tronchese, mentre sul tetto dell'abitazione è stato rinvenuto un piede di porco. Le indagini dei carabinieri sono ora indirizzate su una pista che porta cittadini italiani operanti nelle zone tra Seregno, Carate Brianza e Lissone. Da Brianza trasporti. Orari festivi e meno corse per una settimana. Brianza Trasporti ha comunicato alcune variazioni nella frequenza delle linee di autobus extraurbani in servizio nella provincia, in previsione delle vacanze di Pasqua. Da oggi a martedì 26 aprile le corse seguiranno l'orario estivo non scolastico, mentre per domenica, giorno di Pasqua, e lunedì 25 aprile sarà osservato l'orario festivo, seguito solidamente durante l'estate. Da mercoledì prossimo le corse riprenderanno normalmente con il servizio invernale scolastico. Per maggiori informazioni e per scaricare il calendario completo delle variazioni, il sito è www.brianzatrasporti.it. È inoltre possibile scrivere all'indirizzo urp@brianzatrasporti.it riservato al pubblico. Dal comune di Usmate Velate. Un incontro aperto alla cittadinanza sui temi economici e finanziari riguardanti la comunità e l'amministrazione comunale. Martedì 26 aprile è in programma ad Usmate Velate un'assemblea pubblica per la presentazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2010, insieme al bilancio di previsione per l'anno in corso e normative di riferimento. Il sindaco Maria Elena Riva invita tutti i cittadini ad essere presenti. Appuntamento alle ore 21 presso la sala consiliare di Villa Borgia. Per maggiori informazioni www.comune.usmatevelate.mb.it. Dal comune di Vimercate. Nucleare ed energie rinnovabili. Questi gli argomenti di punta che saranno affrontati nel prossimo Consiglio Comunale di Vimercate, convocato in seduta ordinaria per mercoledì 27 aprile. Appuntamento alle ore 20:30 presso l'aula consiliare di Palazzo Trotti. In agenda l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2010 e la difesa dei diritti degli utenti per quanto concerne il trasporto pubblico locale. Sempre
Spazio al tema dell'energia, con all'ordine del giorno la discussione di provvedimenti per contrastare le ipotesi di allocazione di impianti di produzione di energia da fonti nucleari sul territorio della provincia di Monza-Brianza e in merito al nuovo decreto sulle fonti energetiche rinnovabili. Dal Comune di Sulbiate, adottato il piano di zonizzazione acustica. Tramite il servizio dell'assetto del territorio, il Comune di Sulbiate rende noto che, grazie alla delibera del Consiglio Comunale presa ad inizio aprile, il Comune si doterà della zonizzazione acustica. La zonizzazione acustica è un documento tecnico-politico di governo del territorio che ha l'obiettivo di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, prevenzione e risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale. La zonizzazione acustica è la classificazione acustica del territorio, risultato della suddivisione del territorio urbanizzato in aree acustiche omogenee. Il piano sarà esposto presso la segreteria comunale per un mese e potrà essere consultato da chiunque fosse interessato. Dal Comune di Biassono. Tutti hanno il diritto di votare e il Comune di Biassono, per le elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011, mette a disposizione un servizio di trasporto ai seggi elettorali. Il servizio sarà usufruibile solo nella mattinata di domenica 15 maggio, dalle 9 a mezzogiorno, ed è indirizzato a tutti i cittadini con gravi limitazioni motorie, non deambulanti autonomamente e per persona senza familiari o parenti. Gli interessati all'iniziativa dovranno compilare un modulo di richiesta disponibile presso gli uffici relazioni con il cittadino ed elettorale, oppure scaricare direttamente dal sito comunale. La richiesta compilata andrà riconsegnata entro non oltre le ore 12 di giovedì 12 maggio, presso l'ufficio elettorale. Maggiori informazioni sul sito www.biassono.org oppure il call center 039 2201 049. Dal Comune di Bellusco. Ancora un giorno a disposizione per conoscere la vita degli oggetti e dei materiali. Si concluderà infatti domani, 22 aprile a Bellusco, il ciclo del riciclo, mostra itinerante promossa da Fondazione Idra nell'ambito del progetto Acqua e Compost Grandi Amici. Un viaggio tra poster, pannelli descrittivi, schede e immagini per approfondire il ciclo di materiali come plastica, carta, legno, vetro, tessuti, metalli e gomma, trasformati in prodotti utili alla nostra quotidianità. E ancora informazioni utili per destreggiarsi nel complesso mondo delle etiche e dei simboli, attraverso la descrizione dell'impatto ambientale dei vari prodotti. Senza dimenticare l'importanza del riciclaggio con un ricco campionario di materiali frutto di questo procedimento e tornati a nuova vita. Appuntamento presso le scuole medie Falcone Borsellino dalle 9.30 alle 12.30. L'ingresso è gratuito. Info www.acquaecompost.it. Dal Comune di Giussano. 25 aprile, ricco di eventi. Il Comune di Giussano si sta preparando a festeggiare l'anniversario della Liberazione Nazionale, che quest'anno coinciderà anche con Pasquetta. Le manifestazioni inizieranno alle 9.30 con il ritrovo a Paina, dove verrà reso onore ai caduti all'Arco della Pace. Altro corteo ci sarà a Giussano, attorno alle 10.30, presso il monumento intitolato Alla Libertà, dove interverranno con discorsi anche i ragazzi delle scuole medie, oltre naturalmente al sindaco. Ci si avvierà poi verso la Basilica San Filippo Giacomo, dove sarà celebrata la messa alle 11.30. Oltre al ricordo della Liberazione, sarà giocato, come abbiamo annunciato la scorsa settimana, il torneo di calcio giovanile Fondazione Stefano Borgonovo Onlus. L'evento, patrocinato dal Comune, si terrà presso il centro sportivo Caduti di Superga e vedrà la presenza dei pulcini del settore giovanile e del settore professionistico delle seguenti squadre: Como, Milan, Inter, Rapid Vienna, Atalanta, Juventus e Brescia. Dal Comune di Karate Brianza. Mattinata e manifestazione. Anche Karate si prepara a ricordare il 66esimo anniversario della Liberazione Nazionale. Le celebrazioni inizieranno alle 9.30, quando sarà celebrata la Santa Messa in chiesa
Prepositurale. Terminata la messa si avvierà il corteo da Piazza 4 Novembre per giungere fino al Monumento della Resistenza in Piazza Cesare Battisti, dove ci sarà la presenza dell'autorità cittadina, dell'ANPI e dell'Associazione Combattenti e Reduci. Infine il corteo seguirà fino al cimitero per porre la corona d'alloro in onore dei militari del Corpo Italiano di Liberazione e dei partigiani caratesi. In caso di maltempo la manifestazione si terrà presso la sala consiliare del Comune. Per stasera è tutto, l'appuntamento è per domani, una buona serata a tutti.